dove caspita è quel dannato drago? Ecco, facciamo anche quattro barbari, va. Gli investimenti di Steppe sono questi. Eccole lì le Tesla, bastardi, luridi cani maledetti. Sì, questa è bentornati in questo nuovo episodio della serie di Clash of Clans. Potremmo anche chiamarlo Clash of Christmas, visto che siamo in periodo natalizio. Insieme alla famigliozza di Wilson, oggi ragazzi andremo a fare degli attacchi mirati e soprattutto ad upgradare i nostri nuovi potenziamenti e difese. L'ultimo episodio ha raggiunto come al solito 35 mi piace. Grazie mille per tutti i commenti e per tutto il supporto della serie. Mi raccomando, 30.000 like, prossimo video. Andiamo! E voilà, ci siamo ragazzi, siamo nel nostro villaggino. Ho già fatto qualche progresso con le nuove difese. Ad esempio ho portato avanti il mortaio, ora sta costruendo. A livello duratore dello stregone adesso costa 720.000, quindi aspetteremo un attimo, perché con 750.000 posso portare un'intera fila di mura a livello 5. Per quanto possa sembrare futile il fatto di cambiare da comunque livello 4 a livello 5, è importante portarle avanti insieme alle altre difese del villaggio, altrimenti non ci riusciremo mai a stare dietro. Per questo abbiamo bisogno di un po' di soldini, quindi dobbiamo andare a fare un attacco. Volevo farvi vedere una cosa. Tanto per cominciare, sono stato appena attaccato da queste truppe qua. Guardate, se non sbaglio ho visto anche un drago nel castello del clan. Hanno provato a fare breccia da sopra e sembrerebbero esserci quasi riusciti. Con il terremoto hanno tirato giù la difesa aerea e poi boom, hanno lanciato il drago del clan, che adesso uscirà dove caspita è quel dannato drago. Eccolo là, che ha portato un po' di scompiglio all'interno del villaggio. Mi hanno rubato più o meno pochissime risorse e grazie a Dio sono riuscito a tirargli giù il drago prima che fosse troppo tardi. Insomma, non è riuscito a vincere, io mi sono guadagnato delle coppe e ci siamo portati a casa la vittoria. In compenso, ieri sera ho fatto due attacchi belli potenti per portarmi a casa un po' di risorse. Ho attaccato con la barce e ho solamente lanciato barbari arcieri al visibilio più totale per cercare di portare a casa tutte le risorse che avevo anche negli estrattori e nelle miniere. Mi sono portato a casa 400.000, non è tantissimo, però considerando che sto salendo di lega, per me non è male. L'altro attacco un pochino più corposo è stato questo qui da 600.000. Lui aveva disposto tutti gli estrattori e le miniere fuori ed è stato particolarmente semplice portargliele via. Poi ho detto vabbè, proviamo ad entrare con il rebarbo, tanto ormai devo andare a letto. E purtroppo non è andata proprio benissimo, perché non sono riuscito a fare il 50% che mi avrebbe garantito qualche risorsa in più e anche le coppe. Noi oggi dobbiamo fare una cosa importante. Allora, intanto attaccheremo per prendere le risorse, per maxare tutta questa fila di mura, e poi dovremo creare la nuova disposizione del villaggio. Ve l'avevo promesso, abbiamo raggiunto un sacco di mi piace e quindi dobbiamo farlo. Vediamo di trovare un villaggino abbastanza prolifico in fatto di risorse. Questo buffo bislacco giocatore ha lasciato il municipio fuori e con le nuove regole, ragazzi, è un brutto errore. La mettiamo due arcieri e due barbari per fare abbastanza in fretta e ci portiamo a casa un po' di risorse. Ma facciamo anche quattro barbari, va. Ebbene sì, perché con il nuovo aggiornamento, quando perdi il municipio, perdi, se non sbaglio, il 25-30% di tutte le tue risorse. Quindi prenderemo un po' d'oro, prenderemo un po' di lisir e ovviamente anche un po' di nero. Eh sì, il nero è fondamentale. Infatti adesso è veramente semplice, secondo me, farmare il nero rispetto a prima. Perché se anche prendi il municipio ma non cade il deposito di lisir nero, comunque te lo porti a casa un po'. Ci siamo presi 100 mila risorse senza fare niente, più 100 di nero. Gli investimenti di Stepney sono questi. Per dopo voglio anche prepararmi un attacco bello possente con giganti e stregoni, che da un bel po' che non lo facciamo. E anzi, guarda, richiedo anche le truppe del clan. Girovaghiamo in cerca di altri villaggi. Con le mura, queste qui viola, è veramente difficile fare, oddio, più del 50%. Abbiamo trovato un altro municipio fuori. Spesso sono accompagnati dalle Tesla, che rompono un po' le scatole. Però per prendere la vittoria io sinceramente ce le butto un po' di truppe. E noto anche con grande piacere che saranno un bel po' le risorse che ci portiamo a casa, perché il bottino disponibile è veramente tanto. Ancora qualche giorno e la caserma del Pekka sarà mia. Dai un bacino. No, fanculo, mi è partito un arciere, vabbè. Che poi se ci pensate bene non è neanche inattivo, perché non vedo gli estrattori e le miniere tanto piene. Cioè, boh, semplicemente si è scordato il municipio fuori. Guardiamo quanto ce ne prendiamo stavolta di risorse. Non male, non male. 200 di nero e 65.000. Intanto vedo che iniziano ad arrivare le truppe del clan. Noi sinceramente l'oro per fare le mura ce l'abbiamo. Quindi o aspettiamo di arrivare a 1.000.000 e ci facciamo subito la Tesla. Anche la Tesla sarebbe veramente buona, ragazzi, eh. Oppure continuiamo ad attaccare, dai, facciamo un po' di
disastri. Boia, questo quante risorse aveva. Immagino che molti di voi staranno sbavando davanti a questo villaggio, però io non posso permettermi di attaccarlo. Una cosa che mi invoglia tantissimo ad attaccare è quando vedo, che ne so, i mortai in upgrade, che quindi non possono attaccarti. Veramente lì sono spronato a distruggere tutto. E dai, fatemelo sto regalo di Natale, datemi un bel villaggio, due municipi fuori e basta. Oh mio Dio, ragazzi, questo c'ha lo spazio libero dentro. Cioè, potrei provare a devastare tutto. La cosa che mi preoccupa di più saranno le due Tesla, che sono una qua, una qua e probabilmente la terza qua. Però se riesco a fiondarmi, intanto a mettere subito due arcieri qui perché non avevo visto c'era il municipio fuori, possiamo provare a portarci a casa un po' di risorse. Certo, investiamo il nostro esercito, però 1300 di nero, quelli lì fanno comodo. Vediamo se riesco a mettere un po' di arcieri tattici qua e là. Lui ruba le risorse, anche lui. No, dai, ti prego, no, morire nel mezzo. No, dove sono le Tesla, eh? Eccole lì le Tesla, bastardi. Ma vai, vai, chi se ne frega delle Tesla, butta tutto. So che è la morte più totale, è una follia, me ne rendo conto, ma dobbiamo farlo. Vai di truppe del clan, vai di tutto, vai, 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 vai Elisir. Vai Re Barbaro, potenziati un po', fagli vedere che pasta sei fatto. L'Elisir l'abbiamo preso. Certo, non siamo riusciti a prendere il nero alla fine, però sti cazzi. Ragazzi, per quello che abbiamo speso, aver preso 150.000 di Elisir rosso, secondo me non è male. Mi hanno tristellato in war. Ci credo. Questi avevano i golem. Ma dai, ma stai scherzando? Luridi cani maledetti. Visto che comunque dobbiamo aspettare, io direi di mettere a produrre le mura e poi successivamente fare la seconda caserma nera, metterla in produzione. Adesso ci vogliono 3 giorni, quindi è tantissimo. No, aspetta però, prima le mura, poi la caserma nera. Quindi, boom, tutte le mura gialle. Ci mettiamo la seconda caserma nera qua in produzione. Tra un pochino torniamo. Intanto mi cerco una bella struttura per un villaggio TH8. We are back, bitches! Il nostro esercito dovrebbe essere pronto, quasi. Manca un omino. Faremo il barbaro della leggenda, allora. Sono contento perché tra circa 20 minuti mi si liberano 3 costruttori e quindi mettiamo a fare un casino di cose. Sicuramente i 2 depositi, sia di Elisir che di oro. E poi probabilmente mi sa che porto subito la torre a livello 7, se ho i soldi, ma non ne sono sicuro. Facciamo subito una richiesta di truppe, dai. Giganti maxati per registrazione, vediamo se me li mandano. E poi ho trovato una bellissima base di TH8 da emulare e proveremo a fare quella. Ci sono toccati gli stregoni del clan. Questo è il nostro esercito, ragazzi. Ho fatto 6 stregoni, 14 giganti, un po' di truppe d'attacco e 6 base e poi 5 domatori. Almeno voglio 200 nero, se no io non combatto, li voglio i miei soldi. Beh, questo qui non sarebbe molto male, considerando il fatto che ha tantissime cose a portata di mano. Per esempio qua non ci sono bombe per i miei domatori. Io potrei mandarle allo sbaraglio. La bomba quella piccoletta. Vai, andate, andate, andate. Buche, buche, buche. No, questa non ci voleva. Allora, mettiamo questo a rientrare ovviamente. I domatori mi sa che sono andati un po' a cazzo uno per l'altro, perché sono molto divisi. Vi prego, regà, non fallite pure questo attacco, vi supplico. Ho bisogno di una cura là, assolutamente. Siamo riusciti a penetrare. Secondo me le 3 stelle le facciamo. Intanto ne abbiamo prese 2. Ora dovrebbe cadere la torre dello stregone e mancano le 2 torri dell'arciere. Dai, ce la potete fare, raga. Fortunatamente questa Tesla è in upgrade, quindi non mi romperà le scatole. No, non morire, lo stregone è morto, no. Ah, bello vedere che la Tesla non era in upgrade, ma mi ero solamente addormentato. Grande. Questo attacco è andato male perché avevo troppi arcieri e troppi barbari. Avevo bisogno di più truppe di difesa. Perlomeno tutto il nero ce lo siamo portati a casa e anche un bel po' di elisir. Dai, il bottino l'abbiamo preso tutto. Sono soddisfatto, dai, sono molto contento. Andiamo a fare una nuova disposizione. Ovviamente, essendo una base di sopravvivere, si parte con il town hall al centro. Tutto il resto andrà a seguire intorno a lui. Mettiamo le 2 difese aeree, poi andiamo a mettere i mortai. Purtroppo io ho un mortaio più debole degli altri, che è a livello 2, poi lo porterò ovviamente a livello più alto non appena potrò, il che significa che cercherò di proteggere di più la zona dove c'è quel mortaio, nonostante comunque se guardiamo il range si coprono un po' tutti a vicenda. Mi serve anche la difesa aerea, quella sfigata. Piazziamo qualche trappolina qua al centro, le mettiamo terra, terra, e facciamo la prima cerchia di mura. Io sinceramente le farei di questo viola qua, perché comunque i mortai sono ciò che voglio proteggere più di tutto, insieme al municipio ovviamente. Circondiamo tutto il nostro centro del villaggio. Adesso mettiamo un po' i nostri depositi. Non li mettiamo tutti assieme, ma cerchiamo di dividerli. Torri del mago, trivelle. Qui ovviamente metto la torre a livello 4.
4, volendo potrei mettere anche questa dal lato sopra. Quella a livello 4 la mettiamo giù e quella a livello 2 la mettiamo qui a sinistra. Proviamo il posto anche per le torri dell'arciere, ovviamente. Una qua e una qua giù. La terza difenderà il deposito di nero che c'è qui. Ho già finito le mura viola, scuro, uffa. Visto che qua c'è il lato debole, metto i depositi schifosi, almeno se mi attaccano da liscialla. Le mura più scarse le lascio fuori, tanto alla fine se devo buttare giù l'ultimo strato ci mettono un secondo. Quelle interne invece vanno a soffrire un po'. Questa bomba gigante sarà per i domatori che cercheranno di scavalcare le mie recinzioni. E viceversa anche dall'altro lato. Il volano lo piazziamo qua, lo giriamo verso così. Anche se a sto punto lo giro verso la difesa più debole, sai. Un bel po' di salto, ora le spargiamo a giro per la mappa, eh. Un assalto davanti alla Tesla ci sta. Il re lo mettiamo qui a proteggere il nostro bellissimo nero. La mia seconda ed ultima Tesla, per ora, aggiungerei, visto che le faremo presto. Una cosa che non mi piace molto di questa struttura è che i cannoni sono molto divisi fra di loro. Ho finito le mura rosa, mi tocca andare alle gialle, dai. Finite le mura livello 5, mettiamo le mura livello 4. Madonna, se sembrano dei barboni. Però dai, ci sta come disposizione. Qui andremo a mettere la terza Tesla, che spero di fare a breve, con l'ultimo assalto che abbiamo a disposizione. Anzi, nel frattempo ci metto una bomba per i domatori, va. 1, 2, 3, ok. Le mura sono abbastanza precise, meno male. Mettiamo gli accampamenti ai lati. Spargiamo miniere, caserme, capanne dei costruttori per ampliare la zona dove non possono mettere le truppe. Oh, che bello, stanno finendo le strutture. Sono contentissimo, vi giuro. Anche perché finivano tutte praticamente nello stesso tempo. Quindi ora mi si liberano i costruttori. Eccolo, livello 64. Mamma mia, in diretta. E questa qua la mettiamo qua giù a Monculi. E abbiamo finito. Salva disposizione. Imposta come attivo. E ci siamo pronti con il nostro villaggio. Bene, bene, mi piace molto questa nuova disposizione. Adesso dobbiamo andare a spendere i nostri soldini per gli ultimi 3 costruttori rimasti. Difesa aerea, boom. Livello aumentato. Poi andiamo al nostro deposito di Lisir. Aumentiamo. E andiamo anche al deposito d'oro. E aumentiamo pure questo. Direi che i progressi di oggi sono stati particolarmente tanti. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete stati spolliciati, condividete, se vi è piaciuto al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua da Stapio il suo villaggio è tutto. Bye-bye!